Prossimo weekend torna a Castiglione Fiorentino il Palio dei Rioni, che edizione sarà? È la quarantesima edizione diciamo, dall'era moderna del Palio, perché è stato ripreso nel 1977 e anche se è di corse di cavalli a Castiglione Fiorentino si parla addirittura per l'anno dello statuto albertino, quindi mi sembra 1848. È una storia lunghissima quella del paio Domenica, appunto ci risiamo di nuovo, siamo in piazza Garibaldi per la disputa del paio 2017. Ecco, immagino aumenti la fibrillazione eh, a Castiglione-Ferentina, è molto sentita, no? Sì, in effetti il paio di Castiglione-Ferentina, anche se siamo soltanto in tre contrade, è sentitissimo, è un paio, come si dice, piuttosto caldo. Caldo sotto tutti gli aspetti, sia quello atmosferico che quello rionale. Sì, per, perché c'è anche un gioco di squadra? Perché è vero che sono tre contrade, ma corrono con due cavalli ciascuna, quindi c'è l'attaccante e il difendente, per cui. Eh, è un paglio piuttosto complicato, però ritengo uno spettacolo veramente bello e interessante per chi vorrà venire a Castiglione Fiorentino. Si inizia sabato con il pagliotto e poi l'appuntamento di domenica. Sì, sabato c'è il pagliotto che è stata una bella idea della commissione Paglio. Questa è la seconda edizione, perché è dedicato a Beppe Gentili. Quelli che ruotano intorno ai pagli sanno chi era: Era il mitico Ciancone, vincitore peraltro di nove pagli di Siena, che purtroppo trovò la morte a Castiglione Fiorentino nel 1978, quindi. Gli organizzatori hanno pensato bene di ricordarle in qualche modo e questo del Pagliotto è veramente una cosa interessante anche perché correranno tre cavalli con tre fantini esordienti, fantini giovani che non hanno mai corso in piazza Garibaldi.